Ci sono giornate dove tutto procede per il meglio. Buongiorno mondo, il sole splende nel cielo, ho dormito benissimo e oggi, assieme ai miei colleghi, andrò all'appuntamento più importante della nostra vita. Ma non è questo il caso. Ciao Jay, oggi non posso venire, mi dispiace. A volte un messaggio può cambiare il corso di un'esistenza. Perché non puoi? Non posso! Ma sei pazzo! Mi dispiace! E distruggere ogni certezza. Daniel ha deciso di non venire più. Cosa? Perché? Non lo so. È la giornata più importante! L'appuntamento l'ho preso io. E quindi non me ne frega un cazzo che Daniel non sarà dei nostri. Io ho telefonato, io ho la responsabilità. Ancora qui? Datemi da fare! Ci sono questioni di vita e di morte. Dobbiamo trovare un'alternativa! Da cui? Perché non può nessuno? Non si può scappare. Come facciamo a sostituire una persona che ha lavorato con noi per anni in 3 ore? Ti scongiuro, Daniel. Non posso, Jacopo. Devo andare da mia nonna. Non sto molto bene. Sì, ma lo sai che adesso mi hai messo nella merda! Lo so, ma ci rifaremo, te lo prometto. Abbiamo combattuto una vita per questo! Non posso, Jacopo, non posso! Io non ti riconosco più. Temo che tu non sia più quello di Mephisto. Non dirlo. Te la pagherai cara, Daniel. Addio. L'incoscienza. La situazione sta peggiorando. Devo fare qualcosa. E l'insistenza. Pronto. 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 Porteranno alla follia. Super Dan, ho finito i numeri in rubrica. E allora usa le pagine bianche. Ci sono momenti dove puoi solo fuggire. Ho bisogno di un favore. Dove il dramma dell'abbandono non è mai stato così reale. Ehi, sono un nuovo modello. Padre, delle persone mi cercano. Devo scappare. I problemi si risolvono qui, figliolo. Ma io ho fatto delle cose terribili. E sarebbe? Scappa e convertiti all'Islam! Ma padre, io... Fattine, peccatore! Ho fallito. Ho fallito miseramente. Ma io ti rovino la vita! Stronzo! T'ammazzo! Levate ste cazzo di mani! Fermi, fermi! Vieni qua! Non litigate. In questi momenti c'è solo una cosa da fare. Solitudine fra noi, questo silenzio dentro me, è l'inquietudine di vivere una vita senza te. La disperata. Ma lo prenderà sua nonna! Ricerca di Daniel. Dov'è Daniel? In Siria! Cosa? Piuttosto che stare con voi. No, bastardo! Jacopo, dove pensavi di andare? Un paio di giorni in Siria, sai, visto che non sono nato nel 42, vorrei tantissimo vedere la guerra da vicino. No, ti prego, io voglio vedere la guerra. Io voglio. No!
vita tragica. Sayonara! Battaglia. Dai! Dai! Ce la facciamo! Per la vita. Ragazzi! L'ho trovato! No! Quando manca il decimo. Arriva! Vabbè, dai. Lo facciamo giocare in porta. Il dramma degli amici del calcetto. Bellissimi Pantera, se questo era Quando manca il decimo, se il video vi è piaciuto mettete un pollice in su e a 90.000 like uscirà un nuovo video. Noi vi ringraziamo tantissimo per averci seguito questa settimana e ci vediamo prestissimo con un nuovo video e... un saluto pantelliano a tutti! Col morto! Sì! Quando una donna mette un like su Instagram. Ehi, perché hai messo like a sto tizio? Ma no, amore, per l'outfit. Ah, per l'outfit. Quando un uomo mette un like su Instagram. Scusa, perché hai messo like a questa tizia? Per l'outfit. Ma che per l'outfit? Ma chi vuoi prendere in giro? Sei un porco! No!